propone ad esempio come sito per le manifestazioni il Porto Vecchio. Lei che ne pensa? Più che questione, adesso vedremo questa direttiva del Ministero se ci consentirà di limitare ulteriormente, ma devo dire che le limitazioni e le prescrizioni al percorso dei manifestanti sono state sempre date dalla Questura e devo dire che sono state anche rispettate fino a un certo punto, come dicevo prima. E quindi è necessario che salvaguardare i cosiddetti obiettivi sensibili delle zone, insomma, che potrebbero essere danneggiate, e anche i siti istituzionali, quello è assolutamente necessario. E poi individuare dei percorsi, questo è sempre stato fatto. Ora non entro nel merito del percorso, lo lascio ai tecnici, ma quello che dico è che necessario salvaguardare determinati obiettivi sensibili, determinate. Persone, ma c'è anche una frattura forte tra chi ha fatto la propria sì e chi no. È preoccupato di questo clima sempre più forte di tensione. Ma una certa preoccupazione, non le nascondo che c'è, però confido nell'impegno di tutti per far capire, insomma, che non giova a nessuno questa contrapposizione. Peraltro una contrapposizione sbilanciata, perché la stragrande maggioranza dei cittadini ha manifestato insofferenza verso questi comportamenti. E poi per quanto riguarda i giornalisti, ho manifestato già vicinanza e solidarietà a quei vostri colleghi che sono stati oggetto di legge, talvolta di aggressione. Questo è un fatto gravissimo che bisogna assolutamente prevenire, e anche su questo noi nei nostri comitati ci soffermiamo per evitare, insomma, che ci sia questa deprecabile degenerazione.